Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco per Ciao. La trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo che ogni giovedì va in onda da Radio Gamma 5 ormai da quasi 11 anni di trasmissioni. Bene, prima di incominciare la trasmissione vi ricordo l'appuntamento per il 23 giugno, sabato 23 giugno, presso il Bosco Sacro di Jesolo, dove terremo il rito del solstizio d'estate. Il rito del solstizio d'estate per i pagani è il rito del fuoco, è il rito della conoscenza, il fuoco per eccellenza, cioè la conoscenza. La conoscenza che non è intesa come conoscere o come sapere, ma è inteso come esplosione emotiva dell'individuo e esplosione emotiva del soggetto che vive e sua trasformazione. Perché la conoscenza è il momento stesso in cui l'individuo si trasforma. Noi abbiamo milioni di informazioni e queste informazioni ci attraversano e spesso ci lasciano anche indifferenti. Però quel giorno che un'informazione riesce a toccare le nostre emozioni, ecco che arriva l'illuminazione. Cioè quella non è più solo un'informazione, ma quell'informazione ha la capacità di trasformare tutto noi stessi. E noi vediamo delle cose nuove. Cioè siamo degli illuminati, quello che prima c'era sconosciuto, quell'informazione si trasforma in conoscenza, si trasforma in illuminazione. Bene, questo che è un atto della vita, uno degli atti della vita per eccellenza, è ciò che verrà celebrato in realtà il 23 giugno. Perché? Perché l'illuminazione, la conoscenza, noi l'abbiamo soltanto nelle relazioni fra noi e il mondo. Se voi vi leggete gli ultimi dati scientifici vi diranno che sono i fenomeni che giungono dal mondo che costringono i soggetti a modificarsi, avviene la diversificazione delle specie, avviene tutto ciò che avviene, per cui sono sempre nelle relazioni fra l'uomo e il mondo che c'è la conoscenza, e questo è l'oggetto del rito che terremo il 23 giugno presso il Bosco Sacro a Jesolo. Naturalmente se qualche persona arriva prima mi dà una mano a preparare. Io spero di andare giù una settimana prima per preparare qualcosa. Così tanto dipende, una settimana prima farà catasta? Ma dipende dai turni di lavoro. Cioè, veramente alzarmi alle 4 della mattina e dopo primo pomeriggio andare a Jesolo a fare la catasta è un po' pesantino. Sì, posso fare tante cose, però cercherò insomma di fare al meglio che è possibile. Naturalmente poi siccome ci fermiamo fuori a fare picnic, cioè praticamente mangiamo sul posto, mangiamo presso il Bosco Sacro, ci serve a preparare i tavoli, a preparare le sedie e tutto quello che serve, le persone lo sanno, insomma ci saranno a fare 20 viaggi per portare tutta la roba che le persone portano. E faremo questa festa del fuoco, passeremo attraverso il fuoco e evocheremo naturalmente tutte le potenze del mondo. Appuntamento dunque per sabato 23 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Vai Francesco. Sì, ricordo appunto poi un'altra cosa, che c'è sempre purtroppo le dichiarazioni dei redditi. Quest'anno c'è un dato positivo e uno negativo. Il dato positivo è che si può destinare il 5 per mille appunto a salute e ambiente, di conseguenza basta che voi indicate il codice fiscale di salute e ambiente, che ormai dovreste conoscere a memoria perché tutti i conduttori l'hanno ricordato. È un modo questa volta non costoso, nel senso che non richiede sborso di denaro in quanto i soldi dell'IRPEF li hanno già presi, e questa parte dell'IRPEF invece che essere destinata a cose anche abbastanza poco simpatiche che non ci piacciono, può essere dirottato verso Radio Gamma 5. È un contributo importante, perché anche se vi dicono 5 per 1000, se poi cominciate a fare la moltiplicazione di quanto versate di IRPEF, vi renderete conto che cominciano a essere cifre importanti, anche perché tenendo conto del numero degli ascoltatori. Seconda cosa, visto che quest'anno, nonostante tutti gli arrami di preti pedofili, mi sembra che non ci sia grande impegno sull'8 per 1000. Cioè che anche chi lo scorso anno si era impegnato con campagne consistenti per non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, merito di tutti quanti i governi che negli ultimi anni hanno svuotato l'8 per 1000 dei suoi significati, delle sue destinazioni, e invece di usarlo per il patrimonio culturale, l'abbiamo detto, viene indirizzato verso altre cose, visto di finanziare contributi di recupero ambientale, storico, artistico, si fanno altre cavolate, però bisogna dare un piccolo segno di discontinuità, perciò l'8 per 1000 dato dallo Stato, poi
se si dovesse cambiare classe politica che non sia di centro, di destra, di sinistra, è un'utopia. Non è che siamo messi molto bene. Ecco, vabbè, noi lo mettiamo fra le possibilità, sì, fra le ipotesi. Mettiamolo fra le possibilità. Usiamo un'espressione che piace poco appunto a Claudio, speriamo nella provvidenza. È una battuta, Claudio. Certo. Se non ci diamo da fare, nessuna provvidenza ci aiuterà mai. Cioè, nel senso, comunque noi mettiamo nel bagaglio delle cose che si potrebbero fare, anche avere dei politici che si danno da fare per gli interessi dei cittadini, perché io ho visto, non ho fatto tempo a prendere la segna stampa, che un ministro della giustizia che dice: sono stato ringraziato dal Vaticano per la mia posizione sui Dico. Sì, è un po' pesante la faccenda. Cioè, posso poi capire se fosse un parroco di qualche parte che viene ringraziato, ma che è un ministro della giustizia. Cioè, viene ringraziato dal Vaticano perché ha fatto del male alle persone, perché alla fin fine questo è il significato. Se dice: voi mi votate e io vi vado anche a bastonare. Cioè, sì, no, effettivamente quello che ha fatto Mastella, una cosa del genere, è estremamente pesante. Perciò appunto l'8 per 1000 è un piccolo segno, anche perché, come avete visto, Radio Gamma 5 è stata bombardata di sanzioni, Radio Vaticana non si è riuscita neanche con il lancio di oggetti pericolosi a riuscire a condannarla. Logicamente tutti hanno esaltato la soluzione di Radio Vaticana. Effettivamente avevano usato un'argomentazione che era inconsistente, che era quello lancio di oggetti pericolosi, perché purtroppo la normativa per tutelare chi ha uno strapotere in Italia, vedremo che nella dimostrazione più tardi si usa di tutto per pur di difenderli. Certo è che era l'unico appiglio che era rimasto a chi chiedeva giustizia, hanno usato anche quello, e logicamente la giustizia non è uguale per tutti, l'imputato che è diverso, come dice qualcuno, e in questo caso l'imputato che era diverso era troppo diverso rispetto all'accusato. L'imputazione doveva essere quella di devastazione, perché effettivamente hanno manomesso l'ambiente. Però riuscire a provare che sia una devastazione permanente era un po' difficile, perché chiaramente non esistono dati. Come è avvenuto con l'amianto, prima si sono avvelenate decine e decine di persone, dopo si scopre che è pericoloso. Intanto le persone avvelenate hanno pagato con la vita. Adesso si può mettere un po' le mani avanti, certo che se le emissioni di radiogamma, che sono così basse, vengono sanzionate, mentre non viene sanzionato la città del Vaticano, che con le sue emissioni usciva dai termosifoni, si sentiva le trasmissioni sui denti, le otturazioni, cioè siamo veramente alla follia, che sicuramente sono scesi ai ripari, cioè sicuramente la situazione è stata migliorata, però i danni li hanno fatti alle persone e sono danni pesanti. Francesco, come diceva un saggio, questo è il mondo, cioè un conto è chiedere giustizia e continuare a chiedere giustizia, perché ricordatevi che chi attenta ai vostri diritti non si stanca mai. Cioè, ricordate che domani potreste non avere il diritto allo stipendio, perché non si è mai chiesto il diritto di stipendio, si è chiesto il diritto di lavoro, non allo stipendio. Per cui potrebbe essere lo stipendio un privilegio da togliervi. Cioè, riflettete su, cioè, chi è attenta alla democrazia non si stanca mai, chi è attenta ai diritti civili non si stanca mai. E ve ne darò una dimostrazione, una trasmissione del 19 alle 20, che parlerò dalla Costituzione democratica allo Stato mafia, e un pezzo che è già in internet, che ha un certo successo, e userò anche degli articoli di Zagrebelsky per dimostrarvi, insomma, che è stato l'ex presidente della Corte Costituzionale, per dimostrarvi che effettivamente c'è un'attività di mafia. Anche se Zagrebelsky non parla di mafia, comunque c'è un'attività di devastazione istituzionale che è in atto nel paese da 60 anni, insomma. Bene, Francesco. Beh, l'attualità. L'attualità grossa, cosa è successo? È successo che Santoro è riuscito ad andare in onda con la sua trasmissione e è riuscito a presentare, se non altro far conoscere a un'ampia fascia di pubblico cos'è la realtà dei preti pedofili.
Ricordiamo che ci sono stati degli inviti estremamente forti, io mi ricordo un articolo, che delle dichiarazioni che sono venute fuori prima della trasmissione da parte di tale Fortunato Di Noto, un becero individuo che vi ricordo che questo individuo qualche anno fa accusò dei politici di proteggere dei pedofili. E c'è stata una levata di scudi dei politici, di alcuni politici che hanno chiesto fuori i nomi e gli hanno imposto di tirare fuori i nomi. Quando gli è stato chiesto di tirare fuori i nomi non aveva nessun nome, in realtà era una farneticazione, era un'infamazione che egli stava facendo per destabilizzare le istituzioni. Naturalmente cosa succede? Che finché becchi il pinco pallino idiota ti va anche bene, perché è un poveraccio che non si può difendere. Quando arrivi a toccare settori politici, quando arrivi a toccare quelli che possono armeggiare con gli avvocati, allora la questione diventa un po' più scottante, e ci fece una grandissima figura di merda. Questa figura di merda che ha fatto Fortunato Di Noto ne trovate traccia oltretutto sul sito dei Bambini di Satana. Perché? Perché in quel periodo, sono alcuni anni fa, successe la cosa, 4-5 anni, e Marco mi scrisse, Marco Dimitri mi chiese: senti Claudio, questa storia, possiamo dire qualcosa su questo? E io scrissi un pezzo, perché Di Noto stava effettivamente saccheggiando la società civile. Cosa vuol dire saccheggiare la società civile? Significa che Di Noto ha messo in piedi una struttura che ufficialmente dava la caccia ai pedofili in rete, no? Cioè in internet, però questa struttura si era accreditata rispetto ai media, si era accreditata in modo tale per cui Di Noto era quello che aiutava la polizia a trovare i pedofili. Ora, i pedofili in rete li ha sempre trovati la polizia postale, cioè sono, esatto, le istituzioni che hanno fatto il lavoro, e lo hanno fatto da soli, e spesso hanno anche protestato proprio con Di Noto, perché Di Noto gli ha fatto saltare delle operazioni. Adesso vado a memoria, però mi ricordo alcune operazioni a Palermo, sì, comunque mi ricordo alcune cose, però vaghe, perché non ho gli articoli sotto mano. E protestò la polizia postale proprio con Di Noto. Di Noto non ha aiutato assolutamente nessuno, probabilmente qualcuno furegando qua e là col computer ha trovato degli indirizzi, ha trovato delle vie e le ha segnalate. Il problema è che però Di Noto si è qualificato rispetto ai media, rispetto alla popolazione civile, come quello che dava il prete che dà la caccia ai pedofili, e con questa nomenia ha fatto del male a un sacco di persone, e essenzialmente ha fatto del male proprio girando l'attenzione non su ciò che è la violenza ai bambini, ma sull'atto di pedofilia in sé. Mentre invece la pedofilia, la violenza sui bambini ad opera dei preti, non inizia con l'atto pedofilo, ma inizia con una violenza con la quale si prepara il bambino a subire l'atto pedofilo. Perché se voi avete visto la trasmissione di Santoro, metteva in luce questo, cioè c'era il ragazzo siciliano che è stato violentato dal prete, che lui supplicava un gesto da parte del vescovo che gli riconoscesse la violenza che aveva subito. Perché? Perché era cristiano. È profondamente, cioè lui è stato violentato nella psiche in quanto persona per diventare cristiano, sottomesso al prete che dopo lo ha violentato. Ma prima violenza, lo primo stupro che ha subito è stata nella psiche. Cioè questo è lo stupro che fanno i cattolici. Poi te lo ripeto, non tutti i cattolici violentano fisicamente i bambini, ma tutti i cattolici violentano psicologicamente i bambini. Cioè li sottomettono a Gesù, li costringono a pregare. Di Noto era questo che doveva separare. Cioè l'atto della violenza fisica che tanti cristiani, tante persone educate dai cristiani, anche non preti fanno, sempre educati dai cristiani, da quello che era l'atto di stupro psichico che i bambini subiscono dopo dei preti pedofili. Questo è l'atto criminale di Fortunato Di Noto. Lui
avendo la patente da, o dicendo di avere la patente da parte della polizia postale, lui staccava, tendeva a staccare quelli che erano i momenti dello stupro nei confronti dei bambini. E questa è la violenza sociale che ha fatto Di Notto. Ed è una violenza finalizzata proprio a salvaguardare l'attività di pederastia del prete. Perché indubbiamente, quando arriva al magistrato, scusa ma Francesco figlio, quando arriva dal magistrato la persona che ha subito violenza dal prete, il magistrato indaga. Sicuramente il magistrato indaga. Ma le 50 persone che subiscono una violenza senza avere la violenza fisica saranno sempre un problema per la società civile, ma hanno subito uno stupro psichico. E su quelle 50 persone il magistrato non indaga perché non c'è il fatto rilevante. Ed è questo che gli interessava a Fortunato Di Notto separare. Se Fortunato Di Notto stupra bambini costringendolo in ginocchio a pregare davanti al crocifisso. Irrilevante che dopo qualche prete stupri fisicamente i bambini. È una questione giuridica, è una questione di magistrato, è una questione di polizia. Rilevante socialmente è che i bambini siano stuprati psicologicamente, costretti in ginocchio davanti al crocifisso, anziché essere istruiti, essere forniti gli strumenti per affrontare in maniera forte, in maniera consapevole, in maniera autorevole il loro futuro e i problemi della società. Questa è la violenza di Di Notto. Non so se sono stato abbastanza chiaro, Francesco, sì, sulla separazione delle due cose. Ecco, io voglio ricordare sempre sulla trasmissione, chi l'ha seguita se la ricorda, che questo ragazzo marchese, si chiama Di Palermo, che ha denunciato violenze subite appunto da religiosi, la curia gli ha chiesto 200.000 euro di rimborso per dare un'immagine. Questo ragazzo ha detto, io ho scritto a Di Notto, gli ha detto che era lì presente per chiedere aiuto e non ho ottenuto risposta. Questo appunto è sulla registrazione appunto di anno zero sulle non commettrate impuri in cui si trasmetteva il documentario della BBC sui preti pedofili. E Di Notto, se non sbaglio, gli ha risposto, io in silenzio ti ho aiutato. A me non risulta che il silenzio possa servire per aiutare. E qualcuno ha anche chiesto di questa grande opera che aveva fatto Di Notto contro i preti pedofili, quanti preti pedofili abbia denunciato. Perché io prendo Panorama. Panorama non è un giornale che mi risulti essere estremista o anticlericale o contro la Chiesa Cattolica. E Panorama scrive, preti pedofili troppi segreti. Ma cosa fa Panorama? Pubblica anche un dato. E dice che in Italia risultano denunciati alle autorità religiose 1.000 casi di preti pedofili. Di questi 1.000 casi, lo scrive Panorama, non lo diciamo noi, cioè di conseguenza è un giornale appunto, è uno dei maggiori settimanali italiani, non certo estremista di sinistra o anticlericale o altre parti, non certo contro la Chiesa, e dice che appunto soltanto 10 di questi casi sarebbero stati sottoposti alla cosiddetta inchiesta fatta dal Vaticano. Il titolo dell'articolo è preti pedofili troppi segreti. Ma facciamo un piccolo calcolo, 1.000 casi di preti pedofili significa che i sacerdoti sono 65.000 in Italia, significa che uno ogni 65 sacerdoti ha fatto un atto di pedofilia, e stiamo parlando di atti di pedofilia fisici. Allora prendiamo la popolazione italiana. Cosa verrebbe fuori la percentuale? Che in Italia avremo decine di migliaia di casi di preti pedofili. Questo dato è un dato allarmante perché addirittura rispetto, cioè è il dato più alto di incidenza di preti pedofili, perché in nessuna categoria sociale, culturale, ambientale o familiare c'è questo dato. Cioè 1 su 65. Questa percentuale di pedofili. 1 su 65. Provate a pensare a farlo in Italia, cosa significherebbe dire 1 su 60? Sarebbe circa 800-900.000 pedofili in tutta la popolazione italiana. E allora c'è da pensare il perché questo avviene e perché è sottaciuto, perché adesso se si parla di 1.000 casi, noi che ne abbiamo documentati in trasmissione tanti, ma no, questi 1.000 casi non li abbiamo visti. Non li abbiamo sentiti, per noi non esistono. E questo perché logicamente... E con la scusa, fra virgolette, la viene riportata una frase del Monsignor Girotti, dice la riservatezza serve a tutelare le vittime e per evitare gogne mediatiche. Finisci pure, dopo ce n'è un'altra questa. Sì, allora questo qua lo scrive appunto Panorama di...
7 giugno 2007 e di conseguenza questa è una documentazione certo, certo preoccupante, perché andate a pensare, uno ogni 65 sacerdoti. Pensate cosa significa quell'ambiente, e logicamente non è come il caso di lavoratori esposti all'amianto di cui parla appunto Claudio, non c'è esposizione praticamente a sostanze pericolose, l'unica sostanza pericolosa è la fede che hanno nel loro cuore, nella loro testa, nel loro cervello. Hanno il Gesù nel loro cervello, hanno un unico testo a cui fanno riferimento, hanno un unico profeta che è Gesù. E da questo punto significa che il Gesù è più tossico e nocivo dell'amianto. No, cioè, se lavoriamo sulle statistiche. E questo appunto è una cosa che dà da pensare. Comunque appunto Panorama dà questi dati. Nessuno li ha smentiti, perché non li ha smentiti? Tutti quanti sono occupati di altre cose, o di cose ne hanno completamente trascurate. E questo dà appunto è Panorama, che dà questo dato che veramente è da preoccuparsi, solo che nessuno se ne preoccupa. Qualcun altro si pensa a fare delle cose diverse. Vi ricordo che in una di queste trasmissioni, un po' di tempo fa, forse qualche anno fa, un radioascoltatore ebbe il coraggio, naturalmente gli fu buttato giù il telefono, ci ho mandato a fanculo tranquillamente, ebbe il coraggio di telefonare e dire: non siete contenti che violentano bambini? In fondo violentano bambini cattolici. È stato mandato immediatamente a quel paese. Però questo tipo di mentalità gira fra i preti cattolici. In fondo i bambini sono roba nostra. Cioè sono oggetti che noi possediamo, oggetti che noi curiamo, per cui sono roba nostra, cioè noi ne possiamo fare quello che vogliamo. E questo concetto, io ve lo spiegherò meglio nella trasmissione di questa sera, è un concetto da monarchia assoluta, cioè i sudditi appartengono al re, il re ne fa quello che vuole. Solo se il re è buono i sudditi vivono bene, ma se il re è cattivo i sudditi soffrono, perché loro sono oggetti posseduti dal re. Ricordiamoci questo, e purtroppo noi abbiamo la mentalità cattolica, che è la mentalità della monarchia assoluta, che viene calata in maniera pesante. Ma sai, vedi Claudio, qualcuno per me fa un ragionamento che veramente non mi piace, a me non sono stato contento e soddisfatto che i violentati siano bambini cattolici. Infatti, perché è un bambino, scusa, io leggo una storia. E poi scusami un attimo, tu hai mai sentito dire questo bambino è comunista, questo bambino è nazista? No, come si fa a dire che un bambino è cattolico se non si è masturbato, distrutto il suo cervello fin da piccolo? Cos'è, un oggetto di possesso che è cattolico, musulmano? Perché non comunista, non nazista, non di un'altra cosa? Come si può dire cos'è un bambino se non come oggetto di possesso? Scusa Francesco, sì, sai che a me sta roba... Ma difatti, vedi, cioè, il discorso che sia cattolico assolutamente è un bambino che ha i suoi diritti, anche perché questo sarà un cittadino. Io non reputo le persone come cristiani, musulmani, ebrei, ma reputo come cittadini. E quando leggo questa storia, dice: sono nato 43 anni fa nel Bronx, New York, figlio di immigrati cubani. A 9 anni andai a fare il chierichetto. Lascio i particolari. Dopo quella notte smisi di andare in chiesa. Ho taciuto, cominciando però a stare male e a reprimere ogni ricordo. Per 12 anni ho tentato il suicidio 2 volte. Oggi sono considerato un malato schizoide con disordini affettivi e stress post-traumatico. Non riesco a lavorare. La mia fede nella Chiesa Cattolica Romana è distrutta dopo le rivelazioni di Boston. Prego Dio che la giustizia faccia il suo corso. Cioè, e vogliamo che vengano questi cittadini? Vogliamo che migliaia di bambini, quei 1000 casi di preti pedofili, vogliamo che creino gente così? A Trento una madre ha ammazzato sua figlia e ha avuto un raptus nell'ammazzare sua figlia. E il pubblico ministero sta indagando, questo è un articolo che ho ripreso da internet, perché la madre ha detto di essere stata violentata ripetutamente da un prete quando era una bambina, e in quel momento lei ha visto se stessa con quando era bambina. E la stessa cosa noi l'abbiamo vista anche da Santoro, sì. Cioè quelli di Firenze. La ragazza che si è, cioè una donna che si è ribellata, dice, l'ha visto in sua figlia, cioè lei ha avuto la ribellione quando ha visto sua figlia avere le mestruazioni, ha detto, e ha visto se stessa in pratica, cioè la violenza che lei aveva subito. E tenete presente che questi erano tutti devoti, cioè tutte persone ingannate.
Sì, beh, se voi pensate, c'è un'altra storia che dice: nostra figlia, anni dopo gli abusi subiti, si è suicidata assumendo pillole e alcol. Ha lasciato tutto in ordine, c'è perfino una lettera di scuse indirizzata a chi avrebbe trovato il suo corpo. E questo è il futuro che noi vogliamo? E questa gente che noi vogliamo? Cioè, vogliamo questi dolori, queste sofferenze? I preti pedofili, quando non vengono, inquisiti per legge e non si riscatta psicologicamente le loro vittime, specialmente il prete, perché ricordatevi che se un operaio violenta una bambina è un atto di violenza. Ufficialmente sembrerebbe uguale a quello del prete, ma non è la stessa cosa, perché l'operaio lo fa di rapina. Il prete violenta la bambina in quanto prete, non in quanto persona. Ricordatevelo questo. Cioè, il prete si pone, violenta la bambina o violenta il bambino in quanto prete, perché il controllo che ha sul bambino non lo fa di rapina, ma lo fa sulla fiducia di prete, sulla fiducia di Chiesa Cattolica. Per cui ogni violenza che i preti fanno nei confronti dei bambini è una violenza collettiva dell'intera Chiesa Cattolica, perché il prete ha la fiducia, rapina la fiducia in quanto prete. Per cui ricordatevelo questo. Se anche un operaio può sequestrare una persona, una bambina, un bambino e violentarlo, ma fa un sequestro, non rapina la fiducia, fa un atto di violenza. Cioè, fa un atto di violenza, mentre il prete entra nella psiche delle persone, rapina la fiducia delle persone. Ecco, quello che io vi ho raccontato sono storie che sono storie drammatiche. Per fortuna c'è qualche editore, non so chi sia quello l'editore, e a fine di giugno dovrebbe uscire un libro che è uscito per la Trolley Brooks negli Stati Uniti, si chiama Crosses, Vittime of Clergy's Abuse, cioè crocifissi, vittime dell'abuso clericale. E il volume raccoglie i ritratti delle vittime degli abusi da parte del clero cattolico negli Stati Uniti, uomini e donne che dopo lo scandalo dei casi di pedofilia e violenza sessuale verificati nella diocesi di Boston hanno accettato di essere fotografati da Carmine Galasso. A lui hanno affidato i ricordi delle violenze subite durante l'infanzia e l'adolescenza da preti e suore. Il libro hanno collaborato anche Max Kelly, Michael Kelly e un psicoterapeuta, ex monaco benedettino, che si occupa appunto delle vittime. Questo è, spero che il libro abbia la possibilità di uscire, perché il controllo del mondo editoriale, politico, e già la trasmissione appunto di Anno Zero, che ha avuto tutte le sue difficoltà, ha fatto fatica a andare avanti, ad essere uscita. Se voi pensate che a questa trasmissione è intervenuto Monsignor Fisichella. Parleremo anche di lui dopo. Sì, ecco, e che ha dichiarato, sai perché dico di cose Fisichella? Perché Monsignor Fisichella ha detto che per un cattolico il reato più grave è l'offesa all'Eucaristia. Sinceramente io come cittadino penso che le cose più gravi siano altre, però c'è stato qualcuno che addirittura è arrivato a scrivere sulla prima pagina del Corriere della Sera, fa elogio di Fisichella, Monsignor Coraggio. Questo è il titolo di un quotidiano italiano che in prima pagina non parla delle vittime o di quello che si è detto, cioè, io avrei chiamato Monsignor Faccia da Culo, ma io sono un pagano politeista. E pensate, povero Monsignor Fisichella, secondo questo giornalista si è caricato la croce del garante. Allora, c'è stato un attimo nella trasmissione in cui questo lazzarone di Fisichella si è permesso di dire alle vittime stuprate dal prete: non siete voi che vi dovete vergognare, è lui che si deve vergognare. Cioè, la battuta è infame. Cioè, è infame. Ma da dove nasce una battuta del genere? Nasce dalla pratica della Chiesa Cattolica, che non è solo quella di violentare le persone o di far violenza sulle persone, ma anche quella di entrare nella coscienza e nella psiche delle persone in modo che le persone non chiedano giustizia ma si vergognino. Richiamo un altro pezzo che c'è su internet, che Francesco si ricorda molto bene, ed è il servizio delle Iene che fecero andando nei confessionali e praticamente chiedendo ai preti come reagire alla violenza che era subita dalla figlia, eccetera. E un prete di questi ha detto alla donna che chiedeva giustizia per la propria figlia che era stata violentata che lei si doveva vergognare, perché sicuramente lei era una peccatrice e non è lei che deve accusare quello che ha fatto il prete.
quello che ha fatto Fisichella. E ha aggiunto che sicuramente lei odia questo prete. Esatto, sicuramente lei odia questo prete, dunque era in peccato. E Fisichella non ha fatto altro che ribadire la stessa cosa, cercando di tirarsi indietro. Cioè, Fisichella, anziché dire il prete violentatore è un assassino, deve finire in galera, ha detto alle vittime: voi non vi dovete vergognare. Ma da quando in qua un tabaccaio rapinato si deve vergognare? Da quando in qua uno che fa un incidente stradale si deve vergognare? Da quando in qua uno che viene massacrato di botte si deve vergognare? Si vergognerà perché ha fatto dell'altro, ma non certo per il delitto subito. È una vigliaccata. Cioè, l'affermazione di Fisichella è l'affermazione di un delinquente criminale, di un terrorista, di uno che sta saccheggiando la società civile e non ha nessuna giustificazione. E infatti, se non mi sbaglio, è stata forse anche una reazione, l'unica reazione che ha avuto Santoro. Cioè, che significa che loro non si devono vergognare? Cioè, è stata l'unica reazione di stizza che nella trasmissione ha avuto Santoro. Vergognoso, veramente vergognoso. Sì, difatti, cioè, il vedere che delle persone sprecano pagine e pagine di quotidiani per fare l'elogio di questo sacerdote che tutto sommato non ha detto assolutamente niente, anzi che ha ribadito il diritto della Chiesa di fare quello che vuole rispetto... Ha preso la sua faccia per giustificare la pedofilia della Chiesa Cattolica. E invece non si vada a occupare del fatto stesso che denunciava delle cose veramente gravi, perché il futuro di quei ragazzi, quello che sta succedendo, quello che deve avvenire... E dire che noi abbiamo il diritto di sottrarsi a qualsiasi legge, a qualsiasi normativa, a qualsiasi principio. Noi siamo noi a stabilire se una cosa è grave o no. Perché noi, per noi il reato è più grave, come ha detto Fisichella, per i cattolici è il reato contro l'Eucaristia. E allora, è credibile un'istituzione del genere? No, perché queste istituzioni, se fatte con questi principi, significa che se il reato più grave è quello appunto contro il discorso... E appunto quello il discorso proprio contro l'Eucaristia significa chiaramente che siamo alla follia, perché non si può riputare in nessun'altra maniera che la follia. Perché se c'è qualcosa è il reato contro l'anima, il cuore, la vita delle persone, verso i bambini. Cioè, il bambino non si... Se un bambino non crede nell'Eucaristia è giusto, perché fa un peccato grave. Se un bambino rifiuta l'Eucaristia è un peccatore. Cioè, discriminiamo le persone così. Se uno non sa dell'Eucaristia cos'è? Un infame, un eretico. Cioè, questo principio, dire, se noi disponiamo al centro di tutto la persona, il cittadino, l'individuo, la cosa peggiore è distruggere il futuro dei cittadini. Chiatti è stato violentato da un prete. Chiatti ha voluto imitare il prete facendo violenza a due bambini. Chiatti ha ammazzato due bambini. Conseguenzialità. Perché è questo che dopo è successo. Sì, ma vogliamo dare una piccola cosuccia, una notizia, anche perché tanti gruppi editoriali si sono impegnati a difendere la Chiesa Cattolica, a non farla. Sappiamo che comunque il danno che fa è sempre un danno ai cittadini e agli individui. Allora, il settimanale Il Mondo, settimanale economico di Rizzoli Corriere della Sera, ha pubblicato un articolo che si chiama San Pietro e Alstate. Quanto vale e come viene gestito il patrimonio immobiliare del Vaticano? Scrive Il Mondo, beni immobili. All'incirca il 20-22% del patrimonio immobiliare italiano fa capo alla Chiesa. Punto. Citazione testuale. Cioè, si fanno la pubblicità dell'8 per 1000, quei poveri sacerdoti che corrono, che si hanno da fare, che hanno bisogno del vostro 8 per 1000 perché altrimenti non possono aiutare i poveri. Possiedo il 20% del patrimonio immobiliare italiano. Allora, un quarto di Roma è intestato a diocesi, congregazioni religiose, enti e società del Vaticano. Sono le proprietà che fanno capo a Propaganda Fide, il Ministero degli Esteri del Vaticano. Coordina l'attività delle missioni nel mondo e ammonta solo a Roma 8-9 miliardi di euro. E poi hanno bisogno dell'8 per 1000 per aiutare i poveri. Miliardi di euro sono 9 mila milioni di euro. Negli ultimi 2 anni il Vaticano ha cominciato a fare trading immobiliare, vendendo beni per quasi 50 milioni
di euro, capiamoci bene. Poi ci meravigliamo che Radio Maria in Polonia faccia degli investimenti sbagliati. Beh, questi 50 milioni di euro penso che sicuramente li hanno venduti per aiutare i poveri. E siccome non bastano, hanno bisogno dell'8 per 1000. Non è che li hanno venduti per continuare a diffondere AIDS. Ma la cosa più interessante è che dimostra come c'è la possibilità. Nel 2006 a Roma si sono registrati più di 8.000 donazioni di beni immobiliari. In provincia sono state 3.200, il doppio rispetto a una città come Milano. Allora, vi rendete conto cosa significa 8.000 donazioni a favore della Chiesa Cattolica? Controllo militare degli ospizi, controllo militare degli ospedali, controllo militare di tutte le infrastrutture sociali ad opera della Chiesa Cattolica, alla faccia dello Stato italiano. Cioè, questo significa, Francesco? 8.000 donazioni, cioè 8.000 persone che sono morte e che hanno donato i loro beni non agli eredi o a Marostia, che sono già stati grandi fatti, che delle persone sono morte e hanno lasciato roba al comune con destinazione fatta alla biblioteca, fatta qualcos'altro. Hanno avuto un'intelligenza verso la comunità, che poi le amministrazioni comunali abbiano gestito le cose così così, sono d'accordo, però queste persone hanno avuto dire: io abito in questa città, ci sono nato, ci sono vissuto, mi piace, lascio un qualcosa alla comunità. Ma 8.000 donazioni solo a Roma significa che gli anziani, ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire. E io ho le chiavi del paradiso. Ho già eliminato il limbo. Vuoi che ti elimini anche il paradiso? E dopo tu cosa fai? Vai solo all'inferno. Scusa, ma 8.000 donazioni e la manipolazione mentale dove la mettiamo? Cioè, la circonvenzione di incapace. Perché sicuramente le persone che hanno fatto questa donazione... Manipolazione mentale è cominciata fin da bambini. La circonvenzione incapace è quello che dopo hanno fatto quando erano vecchi. Se l'hanno fatta, poi basta la manipolazione mentale. Sì, ma cioè, scusa, 8.000 donazioni solo a Roma. Cioè, le hanno fatto una misurazione, disse che queste 8.000 donazioni sono il doppio rispetto a una città come Milano. Il che vuol dire che a Milano si sono verificate 4.000 donazioni. E ora, se vi rendete conto quale patrimonio viene acquisito soltanto con il terrore e la paura dell'inferno, del peccato originale, di andare in paradiso, in purgatorio o così via. Cioè, vi rendete conto di che persone che non pensano neanche agli eredi? Quante persone sono state violentate da bambini? Cioè, e non, anche non fisicamente? Sì, ma queste persone che potevano al limite, se in condizioni di necessità, sfruttare il loro denaro, i loro beni per vivere la vecchiaia bene o per cercare di curarsi, hanno forse risparmiato per cercare di lasciare un patrimonio maggiore e assicurarsi nell'aldilà il paradiso? Già. Come sono vissuti queste 8.000 persone che sono morte? Cioè, certo che poi saranno elogiate perché sono dei benefattori, però... Sì, come il mafioso che hanno messo dentro. E ora, cosa significa? Rileggiamo la frase. Nel 2006 a Roma si sono registrate più di 8.000 dotazioni di beni immobiliari, non di capitali, di beni, di conti correnti, ma di immobili. E voi poi pensate un'altra cosa, che ci sono governi che vorrebbero regalare lici anche alle attività commerciali. Turismo. In tutta Italia si contano 200.000 posti letto gestiti da religiosi. E poi ci sono i problemi del turismo, della concorrenza. Poi si fa il problema, dice, perché c'è l'extracomunitario che va a vendere in spiaggia. Ma pensate cosa significa per un albergo avere la concorrenza di una struttura religiosa che ha personale che lavora gratis, che non ha controlli sindacali, non ha contributi, che non deve pagare l'ICI, che in quanto ente religioso anche dal punto di vista fiscale ha i suoi benefici. Certo che logicamente l'albergo che deve pagare che deve rispettare le normative di sicurezza, che sicuramente quanti ispettori saranno andati a verificare le normative di sicurezza di un albergo religioso o di un albergo civile, le dovute e le necessarie. Bene, allora pensate a cosa significa 200.000 posti letto nel campo del turismo. Logicamente poi, sai, questo turismo si può sempre anche aiutare, perché basta qualche visione qua e là e un certo turismo religioso si può anche incrementare. Sì, in effetti c'è anche il sospetto che molte apparizioni siano per foraggiare, istigare e spingere il turismo religioso. Allora
Ora, 200.000 posti letto con 3.300 indirizzi tra case per ferie, hotel, centri di accoglienza per pellegrini. Il giro d'affari è stimato in 4,5 miliardi di euro, ricordiamolo. In tutto il paese si contano più di 2.000 monasteri e abbazie. A Roma sono 5.000 i posti letto ufficialmente disponibili in ex conventi e collegi religiosi. Il giro d'affari del turismo religioso nella capitale è stimato intorno ai 150 milioni di euro. Poi logicamente hanno bisogno dell'8 per mille, perché altrimenti i poveri non hanno casa, altrimenti i poveri muoiono per le strade, altrimenti i barboni non hanno alimentazione, hanno bisogno del vostro 8 per mille. Questi sono dati ripresi dal Mondo, settimanale economico di Rizzoli, Corriere della Sera. E come è intitolato l'articolo Il Mondo? Santo Mattone. E giustamente io propongo che una delle prossime beatificazioni sia anche Santo Mattone. Sì. Però questo vi dà anche la dimensione di cosa sta succedendo e di quello che avviene. Logicamente pensate che un politico, quando gli dicono all'incirca il 20-22% del patrimonio immobiliare italiano fa capo alla Chiesa, dica: beh, mi preoccupo della casa dei cittadini o di dare delle agevolazioni fiscali a questo patrimonio? Bene, Francesco, cosa dici? Li leggo un paio di paginette. Sì, d'accordo. Ferruccio Pinotti, Opus Dei Segreta. Questo che vi leggerò un paio di paginette anche abbastanza veloci è come si fa ad agganciare le persone, come fa l'Opus Dei per agganciare le persone, sottometterle e costringerle all'obbedienza. Naturalmente non aggancia persone come me o Francesco o persone del nostro ambiente, aggancia persone in ambienti dove le persone sono già state manipolate mentalmente, sottomesse, e inizia una manipolazione mentale ulteriore dopo che sono già state manipolate. E il libro è Opus Dei Segreta di Ferruccio Pinotti. L'approccio dell'Opus Dei faceva leva su una personalità, la mia, sta raccontando la ragazza, ancora non formata. Accettavo con grande fiducia quello che mi arrivava dai grandi, dalle altre studentesse più anziane di me e dai miei genitori, come qualcosa di illuminante. Ero sempre stata attorniata da persone che mi volevano bene e che utilizzavano la loro esperienza per darmi buoni consigli. Consigli disinteressati, solo per aiutarmi. Ero abituata a fidarmi di loro e quindi affrontavo ogni orientamento che proveniva dagli adulti con poco spirito critico. Ero come una spugna che assorbe, non avevo assolutamente coscienza allora di cosa fosse davvero l'opera e la vita da numeraria. Ciò che avevo era un'idea estremamente vaga, affascinante, dedicare la mia vita a una missione. Sì, è vero, che loro in teoria mi dissero: devi essere pronta a dare tutto. Però un conto è dire una frase generica a un adolescente piena di ideali romantici, un altro conto poi è arrivare al concreto, spiegare che cosa significa. Avevo capito solo che avrei continuato a studiare e poi a lavorare, dedicando tutto il resto del mio tempo all'Opus Dei. Sì, certo, c'era il discorso del non sposarsi, ma a quell'età, a 15 anni, rinunciarci non ti pare un sacrificio, bensì una scelta eroica. Oltre a questo, sapevo che bisognava andare ad abitare in un centro dell'Opus Dei, frequentando nel contempo l'università. Punto. Non sapevo nient'altro. Amina inizia a chiedersi se davvero ha questa vocazione o no. Tra i 15 e i 17 anni la frequenza degli incontri aumenta. Dai 15 anni in poi l'intensità del rapporto con l'opera aumentò ancora di più. Le ragazze che facevano parte dell'Opus Dei mi dimostravano affetto e stima. Mi sentivo comunque apprezzata da loro, molto di più di quanto avvenisse fuori, all'esterno. Già, la vita ti impone sempre problemi. Restavano però scarse, improntate alla vaghezza, le informazioni ricevute sul suo eventuale futuro da numeraria. No, di informazioni ne venivano davvero poche. I circoli settimanali erano incontri su temi di fede abbastanza generici, ma il processo di coinvolgimento continuava e a 17 anni ho presentato la domanda di ammissione all'Opus Dei. Ricordo che erano tutte con
contente le ragazze dell'opera che frequentavo. Scrissi la lettera indirizzata al padre, Don Alvaro del Portillo. Questa domanda la si scrive come se si scrivesse una lettera a un vero padre, con parole d'affetto e di fiducia. Dai 14 ai 16 anni e mezzo la lettera va scritta al vicario regionale, ma dai 17 anni in poi io ero a tutti gli effetti numeraria, vivevo come una numeraria. Amina, pur non risiedendo in una casa dell'Opus Dei, inizia presto a capire quali sono i rituali che contrassegnano la vita dei fedeli laici dell'opera. Sveglia alle 6 del mattino, baciare il pavimento, una preghiera di offerta da giornata alla Madonna, il Serviam, pulizie di casa, orazioni, messa, studio, 2 ore di cilicio, apostolato, reclutamento di possibili nuove numerarie, confessioni una volta a settimana, altre orazioni, lettura di un libro di spiritualità, esame di coscienza e a letto presto in modo da dormire 7 ore e mezza, 8. Quello che è difficile comprendere è come si possa essere numerari prima della maggiore età. Tecnicamente non lo si è prima della missione, ma di fatto vivi già come una numeraria. Devono passare 6 mesi, ma se hai 16 anni e mezzo puoi già fare richiesta attraverso la lettera indirizzata al prelato. Questa è come i cattolici raggirano, truffano, imbrogliano i ragazzi, costringendoli a sofferenze, rinunce, e dopo saranno quelli che faranno la violenza, perché loro sono i padroni. L'Opus Dei è una delle tante organizzazioni cattoliche più o meno, diciamo, riservate, perché che hanno troppa libertà, troppo accessi, troppo finanziamenti, troppo, e troppo poco controllo ad opera della Polizia di Stato, che dovrebbe occuparsi un po' di più di queste sette e della loro incisività nella società civile. Sembra che comunque sia venuta l'attenzione solo col codice da Vinci su sta gente. Sì, c'è un'altra notizia che è simpatica. Sapete che il signor Ratzinger, il cittadino Ratzinger, si è divertito a scrivere un libro su Gesù.